Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati o benvenuti ovviamente in un nuovo episodio di Elden Ring, il nostro diciassettesimo, scusate se i calcoli sono giusti, tutto può essere giunti a questo punto, diciassettesimo dovremmo essere. Dunque, cosa faremo in questo episodio di Elden Ring? Ragazzi, in questo episodio andiamo a Nokron, perché nello scorso episodio abbiamo terminato distruggendo Radahn, il flagello celeste, quindi meno male adesso siamo molto livellati, abbiamo un buon equipaggiamento da come abbiamo visto anche a fine dell'altro episodio e possiamo provare a sfidare le insidie di Nokron nella città eterna, che è una zona veramente tosta. Prima di cominciare ufficialmente con il nostro episodio, anche oggi vi consiglio un canale, ovviamente il canale che vi consiglio e che vi invito di aiutare a crescere è il canale del mio amico Riccardo, anche lui si chiama Riccardo appunto, ed è Old Farming Player. Appunto, lo trovate sempre tra i miei consigliati, vi consiglio soprattutto i suoi video ironici che aveva fatto all'epoca su Skyrim con la pandemia e i suoi video ironici di lui che cerca Valerio in qualsiasi videogioco, quindi vi fate anche due risate e vi lascio in descrizione, se mi ricordo ovviamente, la community Aperisound di Facebook, di cui faccio parte anch'io, se volete ascoltare dell'ottima musica, comunque sempre da lui amministrata. Detto questo ragazzi, noi partiamo ufficialmente con il nostro gameplay ed è tempo di fare qualche domandina in giro, perché alla tavola rotonda dovrebbero essersi verificati dei nuovi eventi. Parliamo con Dee. Oh, hello there. What can I do for you? Riguarda Roger. Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside. Breaks them. Okay, guardo lì. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Ok, a questo punto potete studiare i suoi incantesimi, non che mi interessi perché non li posso lanciare con questa build. E Roger, di cui parlava, si trova qui. Vediamo se ha qualche dialogo. Hello. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Ok, ci restituisci il grafo pugnale nero, che comunque è un key item. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Night of the Black Knives. Luna Princess Rani. One of the children born to King Consort Radagon and his first wife, Ranala. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. Ora noi dobbiamo recuperare il marchio maledetto della morte. E se noi avessimo fatto prima questo dialogo, avremmo preso del marchio maledetto della morte, ne avremmo parlato con Rani, gli avremmo detto che lei c'era dietro al
notte dei neri coltelli, e a quel punto avremmo dovuto richiedere a Roger la possibilità di metterci al servizio di Ranni fingendoci un suo sottoposto. Questo è quanto. Così non è stato, perché siamo andati da Ranni prima di avere questo dialogo, quindi Ranni ci ha preso senza problemi al suo servizio. Riguardo a Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Paga. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Quindi lui potrebbe attaccarci se diventasse un non morto folle. Quindi questo qua, come sapete, è Godfrey, no? Il primo, il secondo Lord Ancestrale dopo Radagon. E adesso hanno parlato di del pretore Rykard e anche di Radahn, che abbiamo appena battuto, in quanto fratelli di Ranni, figli di Rennara e, come si chiama, Radagon. Vediamo se da Fia qualcosa si è smosso. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Lascia che ti Now, stringo. come closer. You are so very warm. Ci danno una benedizione del baldacchino. Posso chiedere, riguardo a I Roger. heard that you lent a hand to dear Roger. He seemed positively elated. He must be possessed of great mental fortitude. It anchors his will and sustains him, despite his grievous wounds. You truly are a champion to dear Roger and myself too. Ci dà un ramoscello da sacrificare. Posso chiedere un favore? My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Ci danno un pugnale logoro che è un key item. Io so già chi bisogna consegnarlo, vi mostro immediatamente A che bisogna certain andare. person gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. Riguarda il I'd pugnale. like you to find the owner of the dagger I gave you and return it to them. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. Then good day to you. Ok ragazzi, allora innanzitutto, come sapete, dobbiamo usare la benedizione del baldacchino perché ci dà un debuff ai punti ferita. Quindi la dobbiamo, e ci aumenterà la stabilità ulteriormente per un po' di tempo. Quindi ragazzi, la usiamo subito, eccola qua, perché sennò prendiamo un debuff ai punti ferita. Adesso avete sentito che Roger, meno male, è nelle grazie di Fia per qualche motivo, il caro Roger, no? Vediamo se possiamo parlare con lui. No, Oh, still need something? possiamo solo prendere abilità. Quindi adesso parliamo con D. Did you need something else? Consegna pugnale logoro. Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Perfetto, dare il pugnale a D avvierà questo evento. Riposate. D se ne va, come vedete. Vediamo se Roger è ancora al suo posto, non mi ricordo. Sì, è ancora lì dolorante, Roger.
e noi passiamo di qua perché noterete che la porta si è aperta. Ecco, la vedete? A terra c'è D morto e Fia, consorte di morte, che è qui, che osserva freddamente la situazione. Globo cinereo, elmo gemello, corazza gemella, guanti d'arme e schiniere. Fia lo ha ucciso, ragazzi, guardate queste chiazze di sangue e questa corruzione, questi rovi che spuntano dal suo corpo. Finally, it is returned to its rightful place, the stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now, I must bid you goodbye as well, though I ask you deliver this message to the Round Table Hold. I am Fia, deathbed companion. Hark, Round Table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting. To one day, welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise, the Lord of the many and the meek. Ecco, Fia scomparirà e lascerà solo il cadavere di a terra. Quindi, questi eventi scuoteranno la tavola rotonda e ci permetteranno di avanzare nella quest di Fia che è legata a uno dei finali. Roger, vedete che non parla più. Se proviamo a riposare, vediamo se Roger muore. No, non muore ancora. Comunque, ciò che potete fare a questo punto è consegnare il globo alle due vergini, globo cinereo di D, ecco qua, e siamo a posto. Comunque, ragazzi, un lungo preambolo iniziale, bello lungo, per questi eventi della tavola rotonda che devo mostrarvi. E adesso, se vi ricordate bene, qua dove è apparso il simbolo rosso si è aperto il cratere della stella cadente. Quindi andiamo al forte, dove c'era il forte di Hight, dove tempo fa lo abbiamo riconquistato per conto di Kenneth, perché si ricorda i primi episodi, molto molto tempo fa che ve li ho fatti, cioè comunque. E qua guardate, vedete questa formazione cristallina che va fino in cielo, sospesa nel vuoto. Qua, ragazzi, cominciamo con mettere la nostra lanternina perché a breve ci servirà. Qua noi potremo cercare la discesa per Nock, la città eterna. Il meteorite ha squarciato la terra, poiché Radahn vincolava il potere delle stelle addirittura, e ci ha dato la possibilità di raggiungere questo luogo, attualmente irraggiungibile. Un traditore sistemato, verso Nokron dunque. Vai avanti tu, io ti raggiungerò. Un traditore sistemato potrebbe voler dire tanto e niente, ma lo scopriremo a breve, perché lui ha lasciato il messaggio con scritto un traditore sistemato. Ok, scendiamo di qua. Allora, farla di giorno è molto meglio che di notte. Qui scendete piano, dobbiamo lasciarci cadere con torrente qua. Qua. E adesso scendete fino a qui, vedete che c'è un'insenatura. Saltiamo e raggiungiamo. Ok. Ed eccoci. Entriamo qui. Allora, qui il pericolo della zona, gente, il pericolo è determinato dalle cadute che dobbiamo cercare di fare più controllate possibili, poiché i nemici non sono sto pericolo, si possono gestire. Intanto incominciamo a raccogliere rune, che tanto ormai me ne servono tantissime per livellare, quindi scendiamo qua così, perfetto.
Vedete quanto è buia la zona, quindi avere aria interna vi serve. E state molto attenti ai buchi, come vedete, perché vi ripiazzano all'improvviso. Voi state correndo, state camminando, non li vedete e si va giù di sotto, felici e coccolosi proprio. Eccoci arrivati, ragazzi. Nocron, città eterna. Finalmente a questi ranni può continuare. Mi ricordo. Allora, là è un salto impossibile. Anche prendendo la rincorsa, tutta la rincorsa del mondo. Però vedete che in alto c'è un item. Non so come si prenda, ragazzi. Quindi se qualcuno lo sa, mette anche una stringa nei commenti. Questo salto qui è veramente abominevole. Quasi, cioè, dovremmo prendere la rincorsa fatta nel modo giusto e saltare, ma non credo sia fattibile. Ok. Qua, saltiamo qui. Poi cominciamo a trovare questi blob, questi nuovi tipi di nemici. Perché teoricamente non c'è neanche un passaggio qua dietro in cui andare per salire in alto. Qua non si può saltare per aggrapparsi in qualche punto, quindi ok, passiamo qua. Leggiamo bene i colpi di questi qua, ci fanno quasi solletico così. Non so proprio come salire in alto, meno che non ci sia un muro illusorio da qualche parte. Sicuramente ci sarà un muro illusorio, gente. Perché se no non mi spiego come salire per prendere quei loot che non so cosa sia. Poi magari è un qualcosa che conta anche poco in alto. Però qua è una lucertola che ci ridà le nostre ampolle. Ce ne freghiamo di prendere, perché tanto le abbiamo al massimo. Poi lo lasciamo là. Perfetto, io ho già fatto dei video su questi ranni, come sapete. Ho già trattato l'argomento di Nocron ampiamente nel canale, anche con i video di come prendere la crema rifressa, come evocazione, che è quella, ragazzi, la crema rifressa che andremo a prendere. Ho altre pietre di forgiatura 5 per 1. Ottimo, fatemi vedere quante ne ho. 5. Allora, ancora una e potremo portare a più 15 la nostra Claymore. Quindi qua cominceremo. Io sono sceso qui perché qua, ragazzi, cominceremo a fare molti pietre di forgiatura per portare le nostre armi sempre più in alto. E ci preparerà per l'Indella Capitale in un modo incredibile questa cosa. Quindi meglio di così, secondo me, è proprio il mio. Certo, ragazzi, la zona non è semplice da gestire. Questi nuovi tipi di nemici, vedete che ci troviamo qui, hanno queste frecce. Come ha fatto a rimanere in equilibrio? Cioè, manco fossi Superman. Superman, nel senso che rimaneva, volava praticamente, era lì più giù che su e stava in piedi. Vabbè, va bene così. Allora, gente, riposiamo, anche se effettivamente possiamo anche evitare di riposare. Qui abbiamo trovato la nostra prima grazia e qua faremo tutto un giro qui alla città eterna. Questi vi possono droppare il loro scudo, eh? Ragazzi, ha una guardia incredibile. Pensavo di sprecare tutti questi punti ferita.
L'ho gestita male, ammetto, però non pensavo avrei sprecato tutti questi punti per un semplice nemico. Questo. E giocheremo di vitalità ferina per avere il reggae. Siamo tornati ad equipaggiare rispetto al vecchio video il nostro vecchio sigillo. Ok, globo cinero della convoglieria spettrale. Questo qui lo portiamo sempre ai due vergini da cui siamo andati prima e ci darà la possibilità di comprare convoglierie spettrali 1 e 2, cosa molto utile adesso che stiamo per ottenere una nuova evocazione, una nuova cenere evocativa che si potenzia appunto con qua. Qui troviamo delle ceneri, le pietre a forgiatura 3. Niente di che, ma noi stiamo cercando ancora una di 5, poi dobbiamo trovare le 6, ragazzi. Quindi la nostra Claymore, anche se non sarà la nostra arma definitiva per questa build, però per il momento la nostra Claymore va più che bene. Ci ha accompagnato per la maggior parte del gioco, praticamente dal secondo episodio di questa run in poi, e non ci ha mai tradito la Claymore. Quindi. Poi è un'arma molto iconica di Souls, come sapete, per chi. Intanto guardate che la nostra vitalità ferina sta facendo il suo dovere, ci sta curando piano piano. E che io trovo un incantesimo incredibile, cioè non forte, però per quello che fa, se ve la giocate in un certo modo, è veramente. Allora, questo non cerchiamo di spaccarvi la guardia. Ecco l'oggetto che ci permette di respeccare. Questi dicevano, li spacchiamo, guarda, li giriamo attorno. Lanciamo la vitalità. Ha una bella durata. Ottimo per quello che. Qui trovate le ceneri di oculità, che è un'altra cenere oculta. Non l'ho mai usata, ma fatemi sapere magari nei commenti se voi l'ho usata, se vi piace, non mi ha mai ispirato. Ecco qua, ovviamente muovo il pad in qualche modo e anche oggi abbiamo fatto la nostra gesture. Ecco pietra della forgiatura 5. Abbiamo fatto la nostra gesture di punta al dito, praticamente. Ok, la lancia di ferro, ci ha droppato la sua arma. Lo scudo, da quello che so, non è niente di che, con Valeria spettrale 3 e 3, ok. Quindi possiamo già portare la nostra cenere evocativa a più 3. Ora eccomi. Noi stiamo facendo un giro completo per la strada, così lo faccio. Ci esploriamo bene una volta e poi. Allora, passata di qua. Vedete che giocando ve lo tranquilli, questi incontri della vitalità ferita. Guardate che vantaggi vi dà, ragazzi. Forgiatura funerea 4, ottimo. Adesso possiamo avanzare, meno male la zona l'abbiamo fatta tutta, quindi passeremo di qua, giù di qua. Ok, qua ci sarà la statua di Mark nel caso moriamo. Una rune aurea 7. Eccoli qua, i soldati di Nox, vedete? Che avevamo affrontato come boss fight nell'altro episodio quando abbiamo fatto la città di Selvia. Gestiamo prima questo.
Ok, di sotto. Adesso prendete l'item, che è un altro oggetto per rispettare, cadranno questi tre blob. Almeno non so come chiamarli, io li chiamo blob, ragazzi, per quello mi ricorda. Allora, qui raccogliamo tutto. E qua, gente, scendiamo. Tafferina, utilizziamo l'arma avvelenata, fiamma con la forza, ripigliamo e prepariamo il nostro lute senza testa. Andiamo così. Questo blocco si trasformerà in noi praticamente. E dovremo combattere contro la lacrima. In base a quanto pensi. Aia. Beh, pensavo peggio questo post, eh. Beviamo il nostro passo. Ho di potervi fare. Ah, adesso te lo prendo. E me lo prendi, dammi un attimo. Lasciatelo bere. Qua. È riuscito a bere. Io vorrei capire l'utile cosa stava facendo. Lute, gli hai dato il colpo finale, ma non è che hai brillato così tanto durante la battaglia. Otteniamo lacrima di larva e la maschera della lacrima d'argento, un elmo praticamente. Ma non è ancora il momento di ottenere la nostra evocazione leggendaria. Quindi riposiamo assolutamente, stavolta si riposa, ragazzi. Questa vale per il trofeo di tutti gli spiriti leggendari, eh? Questa battaglia vi dà un trofeo contro la lacrima riflessa. Qui chiamiamo il nostro attore. E partiamo il galoppo. Ah! Ok. Sperando che se muore ci dia... Ecco qui, pietra da forgiatura 5, ce l'ha data. Mannaggia. Allora, vedete là? Quale strutture lì? Noi dobbiamo andare in quelle strutture là. Quindi dobbiamo fare tutto un giro. Il gioco vi mostra tutto, e se siete acuti osservatori, il gioco vi mostra esattamente tutto quello che voi dovete fare. Non è che vi lascia all'avventura. Qua c'è una discesa. Qua non c'è nulla, qua in fondo mi sembra da recuperare, però guardate che posto, ragazzi.
guardate che luogo, tutta una città là con una torre, là c'è un altro palazzo che vediamo da lontano e sotto ci ricolleghiamo al fiume Siofra. È progettualmente è impressionante questa zona. Quindi adesso scendiamo e qua, ragazzi, troverete degli altri bracieri come quelli che c'erano nel fiume Siofra. Qui potete eseguire un altro rituale per sconfiggere un altro spirito ancestrale che però vi darà un trofeo, questo, ed è uno degli spiriti che leggendari che poi hanno a rimembranza. Quindi questo vale veramente la pena battere. A parte che se si è completisti si battono tutti i boss, ragazzi, punto. Va, io la vedo così. Guardate tutte quelle creature lì che sembrano uscire da, pietrificate da quella struttura, e sono molto grandi, sono proprio giganti. Allora, ok, rincorsa, salto e arriviamo qui. Adesso qui vedi che ci sono altre creature che spuntano fuori dalle strutture, e là in basso guardate la strada, anche lì noi dobbiamo arrivare lì, vedete, in quel corridoio lì. Entro la fine del video noi dobbiamo arrivare lì, tranquilli che ci arriviamo. Qui passiamo di qua, saltiamo. Qua, ragazzi, salto controllato, ok? Caduta controllata più che salto controllato. Qua. Casetta. Di là non sono mai saltato, ma dubito che ci sia qualcosa da prendere. Beh, qualcuno l'ha fatto il salto, ragazzi, dai. Non so se c'è qualcosa da prendere o no di là. Nel dubbio. Salto. Ok. Staccata all'ultimo. Ok, salto. Qui dovrebbero essere due i nemici, ma ce n'è uno solo, forse uno... ci è andata bene, uno è caduto da di sotto. Lacrima d'argento, vedete, che si trasforma praticamente in morte. Di solito, ripeto, ce ne sono due, ma secondo me uno si è buttato di sotto. Ci è andata bene. Perché comunque sono brutti clienti questi qua, eh. Qua scendete. Ecco la strada, ancora sotto di noi, vedete? Noi arriveremo da di là e dobbiamo raggiungere quel mausoleo. Ok. Ora qua poi... là vedete che c'è un oggetto appena scendo, eh? Là. Non so come andarlo a prendere, sinceramente. Lasciarci cadere da un punto più alto. Non l'ho mai capito. Qui trovate la lama d'affilatura nera, per questo è una lucertolina che ci aumenta le nostre ampolle di vita che neanche ho usato, quindi ragazzi va bene così. E qui vi serviranno delle chiavi di pietra, una almeno, le comprate, io ce l'ho, però come vi ho fatto vedere in più punti dove potete recuperare le chiavi della spada di pietra, quindi... attenzione a questo nemico. E finalmente, ragazzi, apriamo i forziere e troveremo all'interno le ceneri della lacrima riflessa. Fantastico. Questa, ragazzi, è a mio avviso, insieme a Tiche dei Neri Coltelli, che poi vi ho fatto il video della boss fight ieri, ma come si chiama, vi farò vedere dov'è, vi spiegherò dove si prende, è l'evocazione più forte dell'intero gioco. Quindi qua scendiamo, sicuramente dobbiamo arrivarci in qualche modo di là, ragazzi. Questa sfera si muove, quindi voi uscite fuori,
la sfera non può andare oltre qui, e poi prendete avanzato. Senza che passino lì dietro, aspettate che torni dietro. Vedete quanti ne abbiamo tirati su che ci servono per respiccare di item. E qui sinceramente dovremmo fare quel ponticello lì, però non so da che parte si possa effettivamente salire. Guardate questo luogo con tutte queste creature, lì potete risalire, come vedete ottieni materiali, però sinceramente non vedo, a meno che non ci sia un modo per passare tramite quelle finestre lì, ma non credo. Cioè dovremmo capire come lasciarci cadere, dove lasciarci cadere. Forse ha a che fare con quel salto che non ho mai fatto, che abbiamo fatto prima. Gente, amen, vada come vada. Qua ci sarà un'altra grazia. E qui il bacino di evocazione è operativo, ragazzi. Tempo di richiamare il nostro ultimo. No, non si scherza, gente. Anche perché tendo a scherzare. Andiamo. Questo si trasforma, gente. E ci ha già abbandonato. Tutto ciò è assolutamente fantastico. Questo si trasforma, ragazzi. Colpirci, ci ha anche fatto vedere il suo popò, già che c'era, prima di morire. E qua, adesso che abbiamo abbattuto anche questo nemico, possiamo finalmente salire. Utre ci ha abbandonato prima del tempo, devo ammettere. Ecco qui. Apriamo. Forziere. Cosa troveremo nel forziere, ragazzi? La lama flagello delle dita e la grande convallaria spettrale che ci serve per potenziare appunto al massimo un'evocazione leggendaria come può essere il nostro, la nostra lacrima riflessa che abbiamo appena preso. Tramite questo portale torneremo indietro. Ecco qui. Torneremo qua, in questa zona, quindi non che ci sia molto che vi voglia mostrare di questa zona adesso, e in teoria abbiamo fatto tutto, torniamo da Rani. Guglia di Rani.
Allora, stanno continuando a telefonarmi, ragazzi, mi dispiace se sentite delle vibrazioni continue dal cellulare. Adesso chiuderò il video a breve, quindi, anche perché non voglio mettermi a fare tagli di video e tutto. Dobbiamo finire, già che siamo qua, finiamo l'episodio. Quindi. Ed ecco qui, Rani. Salve, Rani. Ah, it was thee. Not Blythe, it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Ci dà la statua invertita di Caria, ragazzi. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. Ok, pensavo che abbiamo esaurito i dialoghi di Rani. Ci ha chiesto se eravamo noi e non Blythe, a quanto pare, ha detto. Quindi scendiamo, approfittiamo per accendere la nostra lanterna. Ok, non riusciamo a chiamare il torrente, ecco, adesso abbiamo chiamato. Ed ora usciamo fuori, perché vi ricordate che Blythe aveva detto un traditore è morto, no? È ora di capire il perché Blythe ha detto quella dicitura prima che noi scendessimo giù a Nokron. Quindi muoviamoci qua e andiamo alla torre di Servus, ragazzi, per scoprire una cosa. Servius è ancora vivo. Bene, niente, ho fatto un passaggio sbagliato, quindi un traditore è morto. Vediamo se ha qualcosa da dirci Servius. Non credo, già che siamo qui gli facciamo due domande. Di solito dovrebbe essere già morto Servius a questo punto, però. Begging for another lesson so soon. The remains must... Ok, consegna la pergamena. Possiamo consegnargli, vedete, delle pergamene per apprendere nuove stregonerie, ma non che mi interessi farlo adesso, di dargli una pergamena. Proviamo ad andare da Ishii, vedere se Ishii ha un nuovo dialogo per noi. Dubito, ma vediamo. Eccolo qua. E che si sta leggendo. Salve Ishii. There you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor and moreover her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. Possiamo anche parlargli. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well unto the very end. Potenzia armamenti. Oh, possiamo potenziarci la crema. Ok, mi manca una pietra da forgiatura 6 per portarla su, ma abbiamo un'arma più 15 con lo scaling in B. Quindi
è buonissimo come cosa, ragazzi. E Eiji riprende a forgiare, ragazzi. Dunque, la cressidra che ci ha dato andrà usata praticamente qua alla sala da studio cariana, che capovolgerà completamente la struttura. Ma queste, signori, sono cose che vedremo nei prossimi episodi, ovviamente. Per oggi abbiamo registrato veramente abbastanza, quindi vi chiedo, se questo episodio vi è piaciuto, ci mettiamo, guardate anche qua, con Eiji in bella vista, io vi chiedo di piazzare il solito pollice su, il solito like, che mi fa molto piacere se lo mettete, oppure vi chiedo, se vi piacciono i miei contenuti, vi sta piacendo la Hero Run di Elden Ring, come la sto gestendo, di iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella qui su YouTube in alto a destra, qua sulla home page del sito, e così sarete sempre aggiornati e seguirete sempre i video che metterò piano piano in questi giorni. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e ovviamente grazie d'aver visto questo video. E vi ricordo sempre il canale del mio amico Riccardo, o il Farming Player, sempre in descrizione e anche con miniatura breve qui in questo momento qua sul video. Noi ci vediamo alla prossima, come vi ho già detto, e un saluto a tutti voi.